Ciao, siamo qui per parlare di un altro problema che affligge il mondo della scuola, quindi un'altra categoria discriminata che è quella dei laureati in scienze della formazione primaria. Con la legge del 2003 coloro che frequentavano il corso di studio, il corso di laurea in scienze della formazione primaria, risultavano abilitati all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e venivano inseriti nelle graduatorie permanenti. Successivamente con la legge del 2006 le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento. Nonostante ciò, il corso di laurea ha mantenuto invariate le sue caratteristiche e quindi numero chiuso, test d'accesso in entrata in base al fabbisogno regionale. Dall'anno accademico 2011 il corso di laurea in scienze della formazione primaria è stato abolito così com'era ed è stato sostituito da un corso quinquennale. Nel 2009 però il governo ha riaperto le graduatorie ad esaurimento permettendo l'accesso a pieno titolo o con riserva di coloro che si erano immatricolati nel corso di scienze della formazione primaria nell'anno 2007-2008, lasciando però fuori tutti coloro che si erano immatricolati negli anni tra il 2008 e il 2010, quindi operando una discriminazione di fatto. E quindi noi abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere appunto il perché di questa discriminazione e che in qualche modo venga risolto questo problema.